Allora, Matteo Cavagnini, capitano di una nazionale capace di arrivare al quinto posto nei mondiali coreani. C'è più soddisfazione per aver raggiunto questo obiettivo, tra l'altro vincendo contro Germania e soprattutto Stati Uniti, o magari qualche rimpianto? No, assolutamente rimpianti mai. Abbiamo dato tutto, i ragazzi sono stati favolosi, lo staff anche, e siamo riusciti, come hai detto te, a compiere due imprese. Una iniziale con la Germania, che ci ha praticamente dato l'accesso al secondo turno, e poi l'impresa storica con gli Stati Uniti, che per la prima volta l'Italia batte una nazione penso più medagliata al mondo. Quindi perché aver rimpianti? Preferisco vedere il bicchiere mezzo pieno e gioire per questo grande risultato. Se la vittoria con gli Stati Uniti forse è stato il momento più bello, qual è stato invece quello più duro, difficile? Affrontare una Spagna nei quarti, purtroppo è la nostra bestia nera. Diciamo che subiamo, se c'è una squadra che temiamo e che purtroppo non abbiamo le contromisure, proprio la Spagna. Purtroppo il crossover nei quarti sono 4 anni e immancabilmente ci assegna la Spagna. È stata dura affrontarla perché fisicamente ci sovrasta e non siamo riusciti a entrare mai in partita, quindi abbiamo giocato sempre a rincorrere e purtroppo non è stato facile. Questo mondiale è stato anche l'occasione per confrontarsi con realtà provenienti da 5 continenti diversi. Ecco, proprio vedendo da vicino le altre nazionali, dove pensi che il nostro movimento debba ancora crescere? Oddio, il nostro movimento è sicuramente a un buon livello. Dobbiamo crescere nell'inserimento dei giovani, ma non tanto per l'inserimento in sé, ma per farli crescere, perché questi giovani italiani, sì, ce ne sono tanti, ma ancora non sono, secondo me, pronti per essere inseriti a questo livello. Dobbiamo farli lavorare meglio, soprattutto nei campionati, nelle società, in modo da prepararli bene. Devo fare i miei complimenti ai 2 giovani che avevamo qui, Francesco Santorelli e Filippo Carossino, che sono comportati davvero molto bene e hanno dato un grande contributo alla squadra. Pensi che possa aiutare in quest'ottica la decisione della federazione per l'anno prossimo di aumentare a 2 il numero di italiani obbligatori in campo? Sì, credo di sì, perché effettivamente bisogna aumentare questo numero di italiani in campo. Credo sia la scelta giusta. Purtroppo alcune società non saranno d'accordo, avranno dei problemi, ma credo che sia necessario a questo punto, visto il parco giocatori italiani che comunque negli ultimi anni è cresciuto un po'. Ecco, tu sei il capitano di questo gruppo, di questa nazionale. Ciò che colpisce guardando le vostre partite e poi vivendo con voi il ritiro è proprio l'armonia di questo spogliatoio, di questo gruppo. È più facile fare il capitano in questo contesto? Sicuro. Ho la fortuna di essere il capitano di una famiglia, essere un po' il fratello maggiore forse. Sono dei ragazzi favolosi, abituati a stare insieme, abituati a condividere sacrifici, gioie, dolori. E quindi dal primo momento all'ultimo c'è armonia, c'è gioia, e credo sia proprio la nostra arma, il fatto di essere capaci di trasformare sempre tutto con un sorriso, con sempre voglia di ripartire. Ora l'obiettivo ovviamente è quello degli europei del 2015, che qualificheranno alle Paralimpiadi. Ti senti di promettere qualcosa ai tantissimi, tra l'altro, tifosi che ci hanno seguito dall'Italia? Sì, hai detto bene, sono stati tantissimi i tifosi. C'è stato fatto un ottimo lavoro dal nostro ufficio stampa e ci ha permesso di essere seguiti davvero da tanti amici e da tanti tifosi. Non è mancato, anzi, questo supporto ci ha proprio aiutato. E promesse è dura farne. Noi vogliamo solo lavorare, vogliamo riuscire a prepararci bene per questo europeo. So che la federazione è attenta a queste nostre necessità e sono sicuro che l'Italia non può buttare via questa occasione di partecipare alla prossima Paralimpiade. Dobbiamo prepararci al meglio in tutto il campionato, non si tratta solo degli ultimi 2 raduni, in tutto il campionato, in tutto l'anno, essere attenti e riuscire ad arrivare all'appuntamento carichi e con voglia di fare. Grazie.